Il gruppo di Fratelli d'Italia ci deve dire se sta difendendo un uomo, un indagato, la loro idea di come si vive nelle istituzioni. Delmastro non solo è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio, ma il sottosegretario Delmastro si è macchiato di un'offesa ad un'intera comunità politica. Sappiamo e comprendiamo che è cambiata la natura del suo gruppo di appartenenza. Un tempo, di fronte ad un reato così, vi sto guardando uno per uno per ricordarmi tutte. Presidente Boccia, parli con la presidenza, non parli con i colleghi. La prego. Ha ragione, Presidente. È evidente, signor Presidente, che le scuse non servono se i comportamenti restano sempre gli stessi. E oggi voi avete dimostrato tutti insieme di non aver capito la gravità di quello che è accaduto e non state offendendo ancora una volta il gruppo del Partito Democratico, ma un'intera comunità e la stessa aula di Palazzo Madama. Signor Presidente, noi ogni volta che il sottosegretario prenderà la parola per esprimere un concetto, fino a quando non avrà affrontato il nodo, che è uno solo, che il senatore Bazoli ha ribadito, e cioè fino a quando non avrà chiesto scusa alla comunità del Partito Democratico, noi usciremo dall'aula e dalla commissione. Grazie. Grazie, Presidente.